Grillo lancia il voto online per togliere il proprio nome dal logo. Voi che cosa ne pensate? Quando qualcuno si è permesso, anche negli anni passati, a proporre questa cosa, è stato tacciato di voler togliere di mezzo Grillo o quant'altro. È stato sempre, insomma, trattato, come sappiamo, comunque malissimo, a pesci in faccia da una certa base, dai vertici. Oggi lo propongo loro, quindi cosa dobbiamo pensare? Questo conferma il fatto che abbiamo fatto bene comunque uscire dal movimento che tratta ancora questi argomenti con anni di ritardo, quando già qualcuno l'aveva proposto tanti anni fa. Anzitutto pare strano che noi abbiamo fatto due conferenze stampa serie, la prima su Sinapsi e questa su questa forma di collaborazione che porta i territori e la partecipazione al centro dell'attenzione e guarda caso proprio in quei giorni la prima volta rilanciano Rousseau che ancora non è partita e oggi mettono questa votazione sul nome. Che la votazione sia valida o meno, al netto di quello che ci può essere scritto come sito web, come sottopancia al simbolo, bisogna vedere chi ci sta dietro. Il nome rimane di proprietà di Beppe Grillo, non viene passato a un'associazione in cui la proprietà è diffusa, dove le regole vengono condivise e Che cosa dice oggi Beppe Grillo? decise. Dico che è importante che inizino veramente a voler far politica. Al momento quello che uno vede è sempre un ragionamento spesso di comunicazione, magari non sui territori dove le persone più delle volte sono anche persone umili e con umiltà, umile nel senso dell'umiltà di voler fare politica, ma qua in realtà si lavora spesso sul pretesto e sulla sola comunicazione.